E bentornati cari ascoltatori di Rosso nel Cuore, io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari e Formula 1 di Rosso nel Cuore, come sempre sotto il video tutti lì per seguirci sui social. E la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Stop and stop, no. No. Bentornati ragazzi in questo nuovo video, oggi parleremo finalmente di un nuovo Viaggiando in Formula 1. Devo trovare la sigla per la Viaggiando in Formula 1. Vero, perché sì. Facendone abbastanza dobbiamo trovare una intro. Tra i possibili racconti che ci avete proposto, molti di voi ci hanno appunto scritto del famoso Mauro Forghieri che è venuto a mancare appunto qualche giorno fa. Quindi la storia di oggi... Sì, la introdurremo con grande questo personaggio che ha fatto la storia sia della Formula 1 che ovviamente della nostra amata Ferrari, e diciamo che è stato anche uno degli artefici dei cambiamenti importanti in Formula 1. Diciamo che Mauro Forghieri è stato l'espressione vera e propria del mondo Ferrari, perché è nato a Modena nel 35 e ovviamente è venuto a mancare sempre nella stessa città nel 2022. È stato appunto un ingegnere, un progettista e un dirigente sportivo di Formula 1 e anche direttore tecnico della Ferrari dagli anni 60 agli anni 80, in cui poi è stato autore di 7 titoli mondiali costruttori. Parlando un po' della sua carriera, Forghieri è sempre stato figlio unico di famiglia di operai. La sua passione per i motori nasce grazie al padre, che è sempre stato parte del team Ferrari già dai primi anni, diventando tra l'altro uno dei meccanici più importanti di Enzo Ferrari. In quel frangente, in quell'epoca, Forghieri stava studiando nelle superiori, ha concluso il liceo scientifico e poi in università si è laureato come ingegnere meccanico. Nel 59, grazie alla sua laurea e ovviamente al contatto con il padre, è stato chiamato da Enzo Ferrari, diventando anche lui parte del team. Sì, in quell'anno in Ferrari furono assunti appunto lui, che venne dirottato nel reparto motori, insieme anche a un grande della Formula 1 che ha fatto la storia, come Giancarlo Dallara, in questo caso, che invece, come sappiamo, è stato dirottato nel reparto telai. Sul finire del 61 poi venne contattato da Enzo Ferrari per dedicarsi principalmente alle vetture di Formula 1 e alle sport prototipo. Tra i primi incarichi che Mauro ottenne in Ferrari è stato quello di preoccuparsi della messa a punto della famosa 250 GTO, con la quale poi nel 67 vinse le 24 ore di Daytona. Gli anni 60 per Mauro Forghieri sono stati anni importanti, perché nel 63, nel Gran Premio della Germania, come ingegnere della scuderia, ottenne il suo primo Gran Premio vinto insieme a Surtees a bordo della Ferrari 156 F1. Nel 64 finalmente il campionato costruttori e il campionato piloti insieme a Sarti sempre, e Mauro ottenne appunto questo, sì, esatto, questo successo nel titolo costruttori. Ovviamente qualche anno dopo, nel 68 precisamente, durante il Gran Premio del Belgio, ci fu una vera e propria rivoluzione in Formula 1 da parte sua, perché vennero alla luce i primi alettoni posteriori ingegnati appunto dalla sua mente, e con cui poi, come sappiamo anche fino ad oggi, la Formula 1 poi ha fatto la storia grazie all'aerodinamica. Negli anni 70 invece progettò la 312 e la 312T, con quella con cui Lauda oppure Scheckter hanno vinto quei mondiali che si stavano vivendo in quegli anni, una vettura che è stata molto competitiva anche con Gilles Villeneuve. Sì, è stato veramente un vero e proprio lasciapassare, perché comunque erano macchine veramente progettate bene, disponevano di addirittura un motore 12 cilindri con cui gli stessi Lauda, Regazzoni oppure Scheckter vinsero 4 mondiali piloti, esatto, e altrettanti costruttori. Ovviamente, oltre alla grande scoperta delle aerodinamiche e degli alettoni, all'inizio degli anni 80, quindi gli ultimi anni in Ferrari per lui, furono molto importanti dal punto di vista di un'altra invenzione, ovvero l'introduzione dei motori turbocompressi, sia in Formula 1 che ovviamente in Ferrari, grazie alla specifica 126, come sappiamo, dei motori, che poi fecero la storia grazie alle grandi vittorie, come quella dell'82 e dell'83. La sua carriera in Ferrari si conclude a metà degli anni 80 con un totale di 54 Gran Premi vinti insieme al team, di cui 4 titoli piloti e 7 titoli costruttori. Quindi diciamo che gode anche di numeri importanti. Esatto, nel successivo 84, però parentesi un po' negativa, diciamo che tramite diversi contrasti che Ferrari si unì addirittura a Fiat, si dimette dall'incarico attuale e lascia per passare poi successivamente nei prossimi anni in Lamborghini. Dopo la sua esperienza in Formula 1 nell'87, una volta finito il contratto con Ferrari, Forghieri passa a lavorare per Lamborghini come responsabile e ovviamente tecnico. In quegli anni Forghieri progettò
il famosissimo V12 del team Lamborghini, con la quale nell'89 si propose appunto a McLaren, dove ai tempi correva Ayrton Senna, per l'anno 1993, cosa che alla fine non ne venne a capo perché il team McLaren decise di correre insieme ai motori Peugeot per un'offerta migliore, che poi, come sappiamo, Peugeot quell'anno McLaren cadde abbastanza in basso rispetto alla famosa Honda, con Esatto, un campionato molto in salita. non fece molto bene. È uno dei motivi anche per cui Ayrton Senna decise anche di lasciare il team Esatto. McLaren. A seguito, Forghieri, anche tramite alcuni collaboratori, scelse di intraprendere anche un secondo progetto, ovvero quello di entrare in Formula 1 o comunque in categorie minori con un team di rilievo chiamato ai tempi Modena Team, in cui poi disponeva appunto di motori Lamborghini. Ma poi di questo progetto non se ne venne più a sapere. Conclusa poi l'esperienza non fortunatissima del Modena Team, nel 92 si accasò ovviamente al team Bugatti come responsabile tecnico. Il suo incarico durò appena 2 anni, quando nel 94, poi anche per un inconveniente dell'incidente appunto di Ayrton Senna, ricordiamo a Imola, venne appunto anche convocato in tribunale per testimoniare l'eventuale morte. Gli ultimi lavori di Forghieri avvengono sempre in Formula 1, i progetti parlano appunto dei famosi aspirati di BMW che sono stati utilizzati tra gli anni 2006, 7, 8. Ricordiamo appunto la vittoria magari in Canada di Esatto. Kubica con uno di questi motori e il debutto anche nel 2006-2007 di Sebastian Vettel, con la quale il tedesco si fece molto notare. Bene ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo un po' rivisto la carriera di questo famosissimo ingegnere che ha lasciato veramente tanto alla Formula 1 e cose che ancora oggi si studiano per la famosa aerodinamica, ad esempio. Sì, ci sono stati viaggiando in Formula 1 fatti in precedenza da noi, in cui abbiamo elencato diversi personaggi, magari sconosciuti. Però Mauro Forghieri in questo caso è stato veramente un successo nella storia del motorsport e della Ferrari, e quindi abbiamo voluto, a pochi giorni appunto dalla sua scomparsa, intraprendere questo discorso. Ci vediamo per un prossimo Viaggiando in Formula 1, io sono Luis, Io Matteo. siamo Ferrari Formula 1, lo so nel cuore e ci vediamo molto presto. Ciao ragazzi! Ciao.